Io ho chiesto all'Ufficio di Presidenza alcuni mesi fa di sentire il Ministro Lanzetta perché aveva rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. In quella intervista, alla domanda del giornalista che faceva riferimento alle minacce che aveva subito dalla 'Ndrangheta, il Ministro aveva obiettato: 'Ndrangheta non ne ho mai parlato. Allora, siccome è un simbolo, era diventata un simbolo delle sindache anti-'Ndrangheta nel nostro paese, e siccome in questa terra non è il primo caso di contraddizione, il caso Girasole per tutti insegna, no, allora io credo che la Commissione Nazionale Antimafia debba capire se una persona è oggetto di minacce da parte della 'Ndrangheta o non è oggetto di minacce da parte della 'Ndrangheta. Mi deve spiegare il prima e il dopo, perché anche temporalmente nella vita occorre una coerenza. Quindi io voglio capire se prima era 'Ndrangheta e se dopo non lo è più, o viceversa. Dopo la vicenda regionale, le sue dimissioni da ministro, la nomina di assessore, le dimissioni da assessore, perché così mi pare sia andata, credo, mi chiama e mi dice: richiedo ufficialmente alla Presidente dell'Antimafia di venirci a parlare perché ho da dire delle cose. Siccome il Presidente dell'Antimafia ufficialmente non riceve nessuno, l'Ufficio di Presidenza ha deciso che era importante sentire quella persona e noi giovedì sentiremo l'ex Ministro Lanzetta. Per quanto mi riguarda, gli rivolgerò la domanda che nasce dalla sua intervista al Corriere della Sera e ascolteremo quello che ha già detto da dirci. Tutto qua. Sulle motivazioni che l'hanno indotta a non accettare l'incarico, lei cosa pensa? Questa cosa la deve chiedere a qualcun altro, non mi riguarda. Ma come Presidente della Commissione, lei cosa pensa? Ad oggi, in questo momento, non mi è dato di pensare perché devo aprire l'inchiesta, mi scusi. Gli darei un parere mio e personalmente, da questo punto di vista, visto il mio ruolo, non me lo posso permettere. Ci sono invece alcune amministrazioni comunali e, per quanto mi riguarda, anche provinciali, che sono all'attenzione delle prefetture per verificare se ci sono le condizioni per mandare una commissione di accesso. Ho fatto una lunga, avrà il fatto che ci sia un assessore in giunta che, per la quale la mobile ha chiesto l'arresto? Gli ho detto che no, gli rispondo quando saremo, avremo fatto il lavoro che dobbiamo fare. Capì, no? Ma no, lei non mi può chiedere a me, chiedere a me un parere così. Io faccio un lavoro serio. Non. Ho capito. Quando tre assessori c'ha la giunta regionale, tutti e tre indagati per rimborsoboli. Lei non si preoccupi. Lei non si preoccupi. Noi facciamo il nostro lavoro. Quando siamo arrivati a fondo del nostro lavoro, gli rispondo. Adesso una mia opinione non gliela do.